Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi parleremo del multigiocatore. In passato vi ho già portato sul mio canale due video riguardanti la possibilità di giocare con i vostri amici in Minecraft. Il primo riguarda l'apertura del mondo in LAN, quindi parliamo della possibilità di giocare con i vostri amici all'interno della stessa rete domestica, quindi all'interno della stessa casa. Importantissima questa distinzione. Il secondo video invece riguarda la possibilità di giocare sempre con i vostri amici, ma non per forza nella stessa casa, ma dislocati in qualsiasi parte del mondo. Per questi due video basterà andare nel mio canale, adesso ci trasferiamo sul browser così vi farò vedere dove trovarli. Basterà andare sul canale Mario Dedo, un canale spettacolare ragazzi. Andiamo nella sezione playlist. Nella sezione playlist dedicata al multigiocatore, qui troveremo i due video. Il primo riguardante il gioco in LAN, quindi nella stessa casa. Il secondo invece attraverso un server esterno possiamo giocare con amici in qualsiasi parte del mondo. Non ho capito cosa hai detto tu lì dietro. Non ho capito. Ehi, a che cosa serve questo video? Ebbene ragazzi, questo video vi permetterà di giocare al vostro mondo personale in locale con dei vostri amici dislocati in qualsiasi parte del mondo. Quindi, in poche parole, trasportare il vostro mondo locale in un server esterno. Andiamo a vedere come fare. Per prima cosa dobbiamo copiare il nostro mondo, quello interessato. Quindi andiamo in Start, Esegui. Solito comando percento appadata percento, ok. Andiamo nella cartella .minecraft, poi quella dove abbiamo i nostri mondi salvati, quindi save. Andiamo a copiare il mondo che noi vogliamo mettere sul server esterno. Ad esempio io prenderò il castello, quindi facciamo copia. Andiamo a mettere in una cartella di appoggio momentanea. Incolla. Utilizzeremo questo sito gratuito aternos.org. Vi metterò naturalmente il link in descrizione. Io ho già effettuato in passato la registrazione, come vedete qui c'è la scritta Mario Dedo. Potete farla anche velocemente appoggiandovi a un account Google. Andiamo su Crea un server e poi andiamo su Crea. Qui facciamo salta. Adesso abbiamo creato un mondo, ma non è quello che a noi interessa. Infatti andiamo in mondi, carica, cartella, perché il nostro mondo è in una cartella. Andiamo nella cartella di appoggio e andiamo a prenderci il mondo che abbiamo incollato precedentemente. Qui dobbiamo dare di nuovo la conferma di caricamento. Importantissimo, non dobbiamo avere un mondo troppo grande. C'è anche una certa limitazione in base al numero di giga del nostro mondo. Adesso ritorniamo su server, poi facciamo su avvia, sì, e dobbiamo semplicemente aspettare adesso. Una volta che il nostro server è online, andiamo a copiarci questo indirizzo o semplicemente lo comunichiamo ai nostri amici. Ritorniamo su Minecraft. Qui andiamo in multigiocatore, facciamo aggiungi server e sulla voce indirizzo del server andiamo ad incollare il nostro server. La stessa operazione dovranno fare anche i vostri amici. Adesso qui facciamo direttamente il doppio clic ed entriamo nel nostro mondo. Ed ecco a voi il nostro mondo caricato su un server esterno. Naturalmente sono due cose separate, quindi quello che fate nel mondo vostro locale non lo ritroverete nel mondo esterno o viceversa. Quindi fate attenzione se aprite il mondo in locale o attraverso il server. Importantissimo, ogni volta per giocare dovete avviare il server online sul sito aternos.org. Ok ragazzi, per qualsiasi dubbio potete scriverlo nei commenti o seguire le due guide che vi ho fatto vedere ad inizio video. Io per il momento vi saluto per questo episodio, vi ricordo come sempre like a questo video, iscrizione al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!